Come va, Ettore? Bene, io mi sono già vestito mezzo da carcerato. Abbiamo fatto una prova a microfono e quindi ho messo la parte di sopra del costume di scena con cui inizio lo spettacolo. Qua siamo in preparativi, tra poco si comincia, tra una mezz'oretta, quindi siete arrivati proprio nel momento caldo. A disturbare proprio. Volevo soltanto così sottolineare il tempismo di mio fratello, ecco insomma. Il 22 c'è stata la prima, un grande successo. Due parole per descrivere questo spettacolo. Ma guarda, lo spettacolo intanto parte da un'idea che Angelo Longoni, regista e anche autore, ha avuto riascoltando un album famosissimo, che è quello di The Wall dei Pink Floyd. E insieme anche incontrando un gruppo di amici che lui ha scoperto essere un gruppo che fa cover dei Pink Floyd su The Wall proprio. Da lì gli è nata questa idea di voler scrivere una storia che avesse queste musiche come tappeto. Le musiche dell'album. Ed è nato questo spettacolo che racconta quello che può succedere all'interno di una coppia sull'argomento del muro, quindi The Wall. In questo caso, in maniera più specifica, riguarda il carcere, quindi è una storia di carcere dove in questa coppia lui finisce in galera per una questione abbastanza comune nei nostri tempi, che è quella della corruzione in ambito politico, e da lì questo è lo spunto per raccontare questo rapporto che va avanti in un equilibrio che deve essere trovato tra l'uomo e la donna, in mezzo a queste meravigliose canzoni che sono eterne perché raccontano di temi che sono sempre validi. E io che sto vivendo lo spettacolo mi sto accorgendo di quanto poi le parole stesse delle canzoni sono azzeccate e sono perfette per raccontare questa storia e per raccontare delle storie che sono valide per sempre. Avete fatto anche uno spettacolo teatrale a Rebibbia? Sì, abbiamo fatto un'anteprima il venerdì 18 a Rebibbia per i detenuti. E devo dirti che io ero abbastanza così, insomma, un po' preoccupato, perché dovendo fare appunto la parte di un detenuto, lì mi sentivo un pochino sotto la lente d'ingrandimento. Però è andata benissimo, devo dire che è stata un'esperienza proprio fantastica. Emozionante? Loro sono eccezionali, è un pubblico eccezionale, un pubblico attento. E la cosa divertente è stata che a un certo punto erano talmente presi che nella storia, io parlando da detenuto, a mia moglie, per esempio, dell'avvocato, eccetera, arrivavano commenti dalla platea, tipo suggerimenti di come fare, sì, lei le dritte. A un certo punto lei mi dice: ma allora che ti ha detto l'avvocato? E dalla platea è partito uno: e che ti ha detto? Che la galera è bella, che ti ha detto? Oppure a un certo punto io dico, rivolto verso il pubblico, dico: io non sono un ladro. E dalla platea è arrivato: e manco io. Quindi questo per dire che è diventata una cosa anche divertente alla fine, esatto. La prendono sul ridere. Avete regalato qualche minuto, diciamo, di divertimento, così di relax? No, assolutamente, loro in piedi ad applaudire, euforici, anche ad applaudire a tempo sulle musiche durante lo spettacolo, insomma a urlarci bravi mentre recitavamo. Insomma, devo dire che è stata veramente un'esperienza, una scoperta. Se capita, prima o poi ci voglio ritornare a fare un'esperienza del genere lì dentro. Noi di Karaoke TV organizziamo quindi una serata di pomeriggio alle 17 il 3 febbraio, veniamo tutti quanti, invitiamo i nostri amici Karaoke TV, ci sarà tutto lo staff di Karaoke TV e dopo lo spettacolo con te, Ettore, e tutti voi andiamo a festeggiare e a fare una serata di Karaoke TV a Parma Roma. Sì, dai, sarà divertente, anche perché noi che qui ascoltiamo le musiche fatte in un certo modo dal nostro gruppo, dai Sound Eclipse, e non possiamo cantare. Io canto dietro le quinte quando mi spegne il microfono Claudio a squarciagola mi metto lì dietro mentre mi cambio, però non posso farlo pubblicamente. Finalmente lì da te riuscirò a fare un po' di karaoke come si deve e a sfogarmi. C'è anche una coppa che potreste vincere, la Coppa del Mondo di Karaoke TV. Cioè, l'unica persona che in tutto il mondo quella sera vince la Coppa di Karaoke TV. È un premio ambitissimo. È un premio ambitissimo, io sto venendo solo per quello, perché non vedo l'ora di vincere la Coppa del Mondo di Karaoke TV. Bene, noi facciamo un giretto qui sul palco a intervistare i tuoi colleghi. Sì, attenzione che tra mezz'ora, anzi meno, ormai si farà sala, comincerà a entrare il pubblico, per cui io mi vado a nascondere perché altrimenti roviniamo la sorpresa, però pure tu dovresti nasconderti. Non ho capito perché.
Siamo qui nel Dietro le Quinte con Marco Zanni, chitarrista. Ciao a tutti, ciao a tutti. Manca veramente poco, stiamo disturbando. No, per carità di Dio, no, qui vi faccio... Infatti io vedevo, sembra quasi una console di un'astronave. E qui praticamente tutta la nostra attrezzatura, come potete vedere, questa è la postazione della chitarra, dove abbiamo cercato di avvicinarsi minimamente a quelli che sono i suoni mostruosi di Pink Floyd con delle attrezzature inenarrabili. Mega galattiche. Mega galattiche. Qui per esempio abbiamo un suono classico di The Wall. E questo qui è quanto. Mazza, mi sto già emozionando al pensiero. Vediamo un attimo di ricreare il sound. Avete anche altri strumenti? Ovviamente sì, dalla parte della chitarra possiamo passare alla batteria, il basso anche, lo troviamo tutto qui, questa è la postazione basso, qui abbiamo la batteria, Stefano è il nostro cantante, Stefano Cacace, Emanuele Puzzilli alla batteria, Andrea Agates al basso, Emiliano Zanni, mio fratello, alle tastiere. Bene, buono spettacolo, grazie. In bocca al lupo. A voi, grazie a tutti, salve. Ragazzi, la gente è già in sala, io sto qui ancora a fare interviste con Stefano Cacace, il cantante del gruppo. Come va? Buonasera, bene, bene, abbastanza bene, sempre emozionati per essere la terza serata, quarta serata, adesso non mi ricordo neanche, però può essere la trentesima, saremo sempre emozionati. Bene, questo è anche molto bello. Quante canzoni fate durante lo spettacolo? Durante lo spettacolo 10 canzoni, 10 pezzi. Che sarebbe tutto l'album quasi? No, no, ci sono un bel po' di canzoni di The Wall, poi ci sono altri album, Animals, Division Bell e Momentary Lapse of Reason. Perfetto, noi ti salutiamo perché state per iniziare, in bocca al lupo. Grazie, Pepe. Siamo qui con Emiliano Zanni, il tastierista. Come potete ben vedere alle mie spalle. Dal set modello Richard Wright, magari, insomma. Anche quante ne hai di tastiere? Tante, oggi però ne porto solo tre, poi in verticale perché lo spazio era ridotto, però insomma veramente... Vedo anche computer, però... mixer per effetti. Sì, no, è tutto rigorosamente al vivo, il computer serve solo per dare i suoni alla tastiera, diciamo, muta, però non ci sono campionamenti, non ci sono suoni, diciamo, preformati che viaggiano, ma soltanto... Quindi un doppio spettacolo, cioè uno spettacolo teatrale recitato dagli attori ed è anche uno spettacolo musicale al 100%. Al 100% sì, perché le musiche sono completamente originali, quindi anche la nostra performance è anche abbastanza sentita, ci lasciamo trasportare. Poi ragazzi, quindi non è sempre uguale al 100%. No, assolutamente. Come tutte le cose artigianali. Assolutamente, quella è anche l'imprevisto anche del momento, insomma. Bene, noi ce ne andiamo perché stanno per iniziare, la gente sta... è quasi piena la sala. Dobbiamo cominciare. Ciao Stefano. Ciao, ciao, ciao. Un altro elemento della band, il batterista Emanuele Puzzilli, come va? Benissimo. Mi ha visto la batteria? Immensa. Enorme, mi copre, infatti non mi si vede. Sono coperto completamente. Lo sanno che dietro c'è un cuore che batte? Troppo, batte troppo forte. L'emozione è alta. Com'è suonare Pink Floyd? Fantastico, ve ne accorgerete. Ma è la prima volta che suoni in uno spettacolo teatrale? Teatrale sì, è la prima volta che facciamo questa cosa. Differenze? Enormi, enormi di tempi, di emozioni, di tutto. Completamente un'altra situazione rispetto al concerto, perché ci sono molte interruzioni, ma riusciamo comunque a trasmettere le emozioni anche con le interruzioni. Senza perdere l'adrenalina. Esatto, esatto. Bene, perfetto, buono spettacolo. Grazie mille. Sono riuscito a prendere l'ultimo elemento del gruppo, il bassista. Inafferrabile. Andrea Agates. Andrea Agates. Sì, lo stavo per dire. Buonasera. Come va? Tutto bene, tutto bene. Stiamo per iniziare, stanno facendo sala in teatro. Siete ancora agli inizi dello spettacolo, cosa è la terza serata questa? Questa è la quarta in realtà. Poi abbiamo fatto la serata a Re Bibbia e... Sì, siamo... Com'è suonare il basso con le musiche di Pink Floyd davanti a una platea teatrale che è diversa? No, innanzitutto c'è un confronto veramente duro che è quello con Roger Waters e tutta la storia dei Pink Floyd, del suono e tutto il resto. Davanti a in un teatro la cosa difficile è riuscire a rimanere con delle sonorità accettabili per una platea piccola. E poi avete scelto i Pink Floyd, voglio dire. Sì, appunto. E poi oltretutto noi suoniamo mentre gli attori recitano in alcuni momenti e quella è la parte più delicata in cui dobbiamo essere più soft possibile, insomma. Teacher,
Siamo con la protagonista femminile, Eleonora Ivone, come va? Bene, grazie, tu? Bene, bene, potete ben vedere che... Stiamo preparando per andare in scena, siamo a 20 minuti dall'inizio dello spettacolo. Che emozioni ti dà questo spettacolo, musicale e recitato? Tantissime. Recitato, tutte le emozioni possibili, dalla gioia all'arrabbiatura alla tristezza, e musicali infinite, insomma. Pink Floyd sono sicuramente uno dei gruppi più psichedelici, che fanno sognare, che fanno pensare e fanno dei testi veramente belli. Il teatro fortunatamente è piano. E noi ci saremo qui con tutti gli amici Karaoke TV il 3 febbraio. Va bene, vi aspettiamo, venite tutti. E poi dopo vi trasciniamo in un locale a Parma Roma a fare una serata di Karaoke TV. Ma io canto come una pazza. Vuoi fare un invito agli amici a casa per venirvi a vedere a teatro? Allora, se venite a vedermi a teatro, venite a vedere anche Bassi e anche i nostri musicisti, io vengo a cantare e mi faccio anche mettere in televisione.